Italia Under 21, il nuovo corso riparte da Toledo. L'Italia Under 21 ricomincia un ciclo che porterà all'Europeo di casa del 2019. Il primo appuntamento fissato in calendario, curiosamente, è anche contro l'ultimo avversario affrontato, che aveva infranto i sogni di gloria all'ultima manifestazione continentale in semifinale, la Spagna. Sarà una roia molto diversa, così come lo saranno gli azzurri, con 7 nuovi convocati per la prima volta e soltanto Calabria, Pezzella, Locatelli, Chiesa e Cerri nella nuova lista diramata da Di Biagio tra i presenti in Polonia nel giugno scorso. Alla lista va aggiunto Simone Scuffè, aggregato al gruppo non facendo parte della nazionale maggiore. Che tanta attesa soprattutto per i giovani che si sono messi in luce negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi giorni. Patrick Cutrone è l'uomo del momento non solo in casa Milan, con 2 gol in 2 partite in Serie A, ma anche a livello italiano, tante attenzioni sono concentrate su di lui, ragion per cui il commissario tecnico lo ha convocato e dovrebbe anche farlo esordire dal primo minuto a Toledo venerdì sera, affiancato da un altro puntero come Alberto Cerri. L'ipotesi tattica che va per la maggiore è al momento quella di un 4-4-2, con Orsolini e Chiesa a lavorare sulle corsie, mentre in mezzo al campo con ogni probabilità si vedrà Barella, in grande spolvero soprattutto a San Siro contro il Milan domenica sera, affiancato da uno tra Mandragora e Locatelli, con il primo forse più adatto ad un centrocampo a 2. In difesa con tutta probabilità agiranno Bonifazi e Romagna, con Calabria e Pezzella, due degli elementi più esperti della retroguardia, sulle corsie. Tra i pali ci sarà invece Simone Scuffè, aggregato al gruppo in ritardo. Non dovrebbe esserci dunque la chance per Audero, a meno che Di Biagio decida di sperimentare maggiormente nella seconda sfida, contro la Slovenia. Tra le possibili sorprese, occhi puntati su Vido e su Favilli, già noti ai più per le loro prestazioni al Mondiale Under 20 giocato tra maggio e giugno e chiuso dall'Italia con il terzo posto. Venerdì 1 settembre, ore 19. Lunedì 4 settembre, ore 21.